Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina virtuale. Oggi è mia perché Gabriele l'ho cacciato. È molto presto, devo fare la colazione e quindi ho acceso la videocamera. Oggi farò insieme a voi dei pancake barra crepe 100% vegetali, ma senza farinacei, senza farina, ma con un ingrediente segreto. Non ci credete? Spostiamoci di là e vedrete. Per le nostre crispelle di lenticchie ci occorreranno 200 g di lenticchie rosse decorticate e abbastanza acqua per metterle in ammollo coprendole di gran lunga in un recipiente più grande. Quindi su 200 g di lenticchie io direi di triplicarne il peso e mettere 600 ml di acqua e mettetele a bagno per 2 o 3 ore. Quello che otterrete sarà questo. Vedete delle lenticchie, io ho le mani super pulite, che si sono molto rischiarate rispetto al colore originale e che adesso andremo a risciacquare insieme. In un colino versiamo le nostre lenticchie, voilà, e ponendole sotto il getto dell'acqua corrente sciacquiamole molto bene, ma proprio tanto tanto bene. Sciacquiamo, sciacquiamo, sciacquiamo finché l'acqua non uscirà nuovamente trasparente da sotto il colino. Muoviamo, muoviamo, muoviamo e sciacquiamo. Sciacquiamo anche il recipiente in cui le abbiamo messe in ammollo. E riversiamole dentro il recipiente. Se avete dell'acqua buona che vi esce dal rubinetto, usate l'acqua del rubinetto, se no usatene una minerale. Ricopriamo così di nuovo le nostre lenticchie, proprio come le avevamo lasciate, 2 cm sopra la superficie delle lenticchie stesse, e frulliamo. A questo punto aggiungiamo un mini pizzico di sale e frulliamo bene il composto. Alla fine del nostro frullare, quello che avremo sarà una cremina, così. Più fluida sarà, meglio verranno le nostre crepe. In un padellino antiaderente versiamo un filino d'olio, voilà. E con un fazzolettino di carta spalmiamolo ben bene, togliendo l'eccesso dal padellino. Quando sentiamo l'odore dell'olio bello caldo, prendiamo un colino del nostro impasto e versiamolo nel pentolino. Quindi stendiamolo come stenderemmo una crepe, cioè facendolo scivolare ai bordi, voilà. E poggiamo la padella attendendo, metto a 7, quindi fiamma alta ma non altissima, e attendo che la mia crepe si rapprenda. Per accelerare il processo posso anche mettere un coperchio. Aspettiamo un 40 secondi, 50 secondi e solleviamo. Wow, guardate! Si stacca da sola. Ora io avrei bisogno di qualcuno per scaravoltarla. Vediamo se mi aiuta qualcuno. Quindi prendete la vostra crepe e voilà, scaravoltatela. Se si spacca non vi preoccupate, basterà pressare leggermente con la spatolina. Si rimargina. E si rimargina. Quindi sì, autocurativa. Se le volete più compatte, ma più compatte poi diventano anche più spesse, potete mettere un po' meno acqua prima di frullare. Io preferisco invece mettere più acqua, quindi quel dito e mezzo, 2 dita di acqua rispetto alla mole delle lenticchie, per dare appunto più morbidezza all'impasto.
Quando la nostra crispella si muoverà così liberamente in padella, non ci rimarrà altro che scaravoltarla su della carta forno. Voilà! E guardate quanto è morbida! Voilà, tiene anche la piega senza spezzarsi. E domani questa diventerà la mia colazione con una crema alla nocciola furbissima super bio. Se volete la ricetta lasciatemelo scritto tra i commenti. E alla fine del nostro lavoro con 200 g di lenticchie verranno fuori 8 crispelle, 8 crepe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potete consumarle oppure congelarle oppure consumarle l'indomani o previa riscaldandole leggermente oppure anche a temperatura ambiente. Potete usarle come base per una cena sfiziosa e salata. Io questa l'ho farcita con Philadelphia, pomodorini e lattuga. Le nostre crespelle di lenticchie versatilissime per dolce o per salato, con un sapore super buono che si sposa con crema alla nocciola, marmellata, frutta, ma anche con qualunque farcitura salata. Provatela e mi farete sapere. Ora la giornata deve cominciare e devo sistemare tutto il caos che c'è alle mie spalle, quindi vi saluto, vado a fare una colazione proteica e super healthy e noi ci rivediamo al prossimo video anche con Gabriele. E anzi, come diciamo sempre, ci rivediamo sempre sulle vostre tavole. Ciao! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto.